Buongiorno a tutti, benvenuti a questa seconda giornata di FAST Conference nel corso del Festival Francescano 2021. Diamo il benvenuto ai nostri ospiti che ci accompagneranno anche oggi sulle strade dell'economia gentile per vedere dei momenti in cui appunto cercano di declinare in modo più sostenibile l'economia, ma anche persone che si sono fatte vicine agli altri in questo momento che stiamo vivendo di pandemia in un modo particolare, in un modo appunto per portare il mondo ad essere più di tutti, soprattutto attraverso il volontariato e attraverso altre attività sociali. Questo secondo giorno abbiamo con noi appunto altri quattro ospiti che ci parleranno di tre realtà. E diamo quindi la parola adesso a Valentina che ci presenterà il primo di questi ospiti e diamo comunque il benvenuto anche a tutti coloro che ci seguono sui social del festival e buon proseguimento. Salve a tutti, ben trovati a questa seconda parte del FAST Conference, in questa seconda giornata del festival. Abbiamo come primo ospite il professor Giampaolo Ugolini, direttore dell'unità operativa dell'ospedale di Ravenna, docente alla scuola di medicina dell'Università di Bologna. Porterà la testimonianza su un personaggio di un calibro e di uno spessore umano notevole. Del dottor Piccinini, di cui è stato amico e collega per 10 anni. Attraverso la bibliografia scritta recentemente da Marco Bardazzi, pubblicata a maggio, possiamo cogliere fortemente lo spessore, l'umanità e il fuoco interiore che questo dottor Piccinini ha portato non solo a chi l'ha incontrato, ma a tutti coloro che avranno anche in futuro, attraverso video e libri, l'opportunità di conoscerlo. Tutte queste caratteristiche hanno permesso l'avvio attualmente in corso del suo processo di beatificazione. Proprio per conoscerlo un po' meglio e sentirne la voce, diamo il via a un video. Mistero. Per caso io sono qui. Se guardo la mia vita, per caso sono qui. Io sono un ateo per caso cristiano, lo dico sempre. Ma per caso mi è successa una storia così, ero da tutt'altra parte. Allora, per caso siamo qui, che è il segno del mistero. E questo per caso preso sul serio cambia la vita, fino a darci delle dimensioni che non sapevamo nemmeno prima. Questo cambiare la vita è un giudizio sul mondo e sulle cose, anche se tutti la pensano diversamente. Ma che cosa ci consola, ragazzi? Che cosa ci consola veramente in tutto questo? Che la nostra vita è una strada, per cui ci sta dentro, chi ha fatto il primo passo come chi ne ha fatti mille. Non importa, non c'è essere adeguati, ci posso star tutti. Chi accetta questa provocazione ci sta. Non interessa se hai capito o non capito, se sei bravo o se non sei bravo, se sei capace o non capace, se hai fatto il catechismo o no. È una strada, amici miei. Ci stanno tutti. Ma questo non l'abbiamo inventata noi. E questa è la cosa bella, perché la genialità del cristianesimo, ma di Cristo, io sono la via, la verità e la vita, questa frase che lascia sempre perplessi tutti, è straordinaria, è vera scientificamente. Perché io sono la verità e la vita, perché sono la via. Cosa ve ne fareste di una verità che non si può vivere? Avanti. Per questo è geniale Cristo. Io sono, ma non c'è nessun altro che lo dice. Io sono la verità e la vita, perché sono la via. Cioè, perché è possibile sperimentare quel che dico? Infatti, quello che ci diciamo tra noi è che ragazzi, guardiamo chi è più adeguato tra noi, no? Guardiamo chi. Ecco, l'unica cosa è come la semplicità del povero, come dice scuola di comunità, che prende in considerazione il fatto che la vita, nella tua vita è successo un incontro come questo. Basta. Nel tempo capirai, non ti preoccupare. Il tempo lavora in positivo quando c'è un'ipotesi come questa. Allora è interessante, è una strada. E quando c'è una strada uno cammina sicuro. Camminare sicuro non è la prosopopea di chi, come dicono sempre, i cielini hanno la verità in tasca, è stupidaggine. E noi abbiamo una certezza.
che quello che abbiamo incontrato una cosa e quello che abbiamo incontrato è una strada. E perciò ci posso star tutti, e ci sto anch'io, che sono un povero disgraziato. E così si cammina insieme, capite? Per questo la genialità della vita cristiana è grandissima umanamente, perché non ha mai chiesto un'adeguatezza per esserci, o come si suol dire adesso, una formazione pre, ma c'è la tua umanità dentro una proposta, basta. Questa proposta è una strada, cosa vuoi fare? No? Però è interessante ragionare così tra noi e poterlo capirne le ragioni per poter dire a tutti che l'esperienza cristiana è la più umana che esiste, ma d'altra parte non ci sarei nemmeno dipinto sul muro se non fosse così. Perciò, allora è una strada, e infatti guardate il contenuto come viene svolto da questa ultima canzone che facciamo, ed è straordinaria l'affermazione che fa. Grazie professor Ugolini per essere qui con noi e per portarci testimonianza di un personaggio di uno spessore inimitabile come quella del dottor Piccinini. Quindi grazie di essere qui con noi. Le faccio subito la prima domanda. Partiamo proprio da un'affermazione che faceva il dottor Piccinini. La vita è unita se si mette il cuore in quello che si fa. Cosa voleva dire per il dottor Piccinini mettere il cuore in quello che si fa? Buongiorno Valentina, ringrazio te e il Festival Francescano per l'invito. E di solito sono cose che non faccio molto frequentemente, parlare pubblicamente del dottor Piccinini, ma devo dire che ultimamente mi è capitato più spesso, perché grazie a questo libro che è uscito, fatto da questo autore Marco Bardazzi, è veramente possibile, leggendolo, capire, vedere la forza e la drammaticità del dottor Piccinini, per il quale nulla era scontato, e anche chi non l'ha conosciuto veramente ha la possibilità di incontrarlo. Una vita unica, la sua, è quello che ha portato poi la Chiesa a proclamarlo servo di Dio, per cui c'è in corso anche il processo di canonizzazione. Ecco, il titolo e il libro si intitola "Ho fatto tutto per essere felice", e per lui una cosa fondamentale era l'unico modo che diceva sempre, l'unico modo per essere felici è mettere il cuore in quello che si fa. Quindi questo libro, lui era un medico, un chirurgo, è stato il mio maestro, ma questo libro secondo me mette a tema ciò che è vero per ognuno di noi, qualunque lavoro uno faccia, qualunque professione uno faccia. E più passa il tempo, più mi rendo conto della grazia che ho avuto di stare vicino al dottor Piccinini. Innanzitutto lui era un uomo felice e grato per ciò che è accaduto nella sua vita, no? L'abbiamo sentito. Lui lo disse sempre nella prima parte dell'intervento, purtroppo non c'era l'audio, ma dice: io non sarei mai stato cristiano se non avessi avuto la possibilità di incontrare un contesto che mi avesse fatto capire che era conveniente per la mia vita essere in questa strada qui. E come diceva lui, è una strada che è possibile per tutti, cioè non c'è il problema di essere più o meno adeguati. Ecco, mettere il cuore in quello che si fa era innanzitutto tenere presente ciò che è il nostro desiderio proprio dentro il cuore di ognuno di noi. E il cuore è uguale per tutti, ognuno di noi ha un desiderio di bellezza, di verità e di giustizia. E se uno mette a cuore, mette a tema questo nella sua quotidianità, in famiglia, sul lavoro, veramente cambia tutto. Ecco, in questo periodo, ad esempio, della pandemia, no? Mi è capitato più volte di pensare che cosa avrebbe fatto il dottor Piccinini, che cosa avrebbe detto in questa circostanza. Ecco, io penso ad esempio che avrebbe detto che questa sfida che abbiamo passato tutti, che è stata una prova durissima, sia per chi ha lavorato negli ospedali, sia che per stato costretto a rimanere a casa, è stata un'opportunità straordinaria e che non dobbiamo sprecare, perché Enzo diceva sempre che proprio quando, in particolare quando c'è una ferita, un momento difficile nella vita, è una provocazione che ti dà una scossa, che ti provoca. Ecco, noi spesso più che chiudere la ferita dovremmo cercare
di tenerla aperta e cercare di non perdere il contraccolpo che ci ha generato, perché questo ci aiuta ad esempio a guardare la realtà un po' più per quello che è. E questo quindi diciamo, è solo uno degli aspetti, ma sicuramente io credo che questa pandemia e un po' tutti i momenti difficili nella vita ci aiutano ad essere un pochettino più attenti a partire da ciò che chiede il nostro cuore, cioè non dimenticarci che al di là di tutto ognuno di noi desidera fare cose belle, costruire qualcosa e quindi tenere presente questa esigenza di bellezza, verità e giustizia era per il dottor Piccinini il significato del mettere il cuore in quello che si fa. Grazie, prof. Sempre nel libro si parla del metodo Enzo, un approccio integrale al paziente e alla vita, un'eredità direi parecchio impegnativa per chi lo ha conosciuto. Com'è possibile viverla e tramandarla? Ma guarda Valentina, il metodo Enzo si basava secondo me su tre cose fondamentali. Il primo è che la persona che hai davanti, il paziente che hai davanti, nel suo limite, no, della malattia, non è diverso da te. In quel momento lì è lui che ha bisogno, ma è una condizione di cui ognuno, anche quando sta bene, si dimentica. E quindi avere davanti una persona che sta male deve innanzitutto farti comprendere, rimettere al centro della tua vita il fatto che anche tu sei limitato. E dice che se tu, diceva sempre Enzo, che questa qui è un'opportunità straordinaria nel nostro lavoro, noi abbiamo continuamente persone limitate che ci devono aiutare a ricordarci che questo limite è anche nostro. E se c'è questa consapevolezza, è più semplice essere vicini gli uni agli altri, è più semplice essere vicini tra noi medici, tra noi infermieri, OSS, chiunque lavora con te sul lavoro è, diciamo, partecipe di questa condizione della nostra vita umana. E tutti insieme è l'unico modo per cercare di costruire qualcosa di buono. L'altra cosa, l'altro punto del metodo Enzo è il realismo, cioè bisogna imparare o reimparare a stare di fronte alla realtà, a cercare di non nascondere i problemi. E questo il dottor Piccinini ce l'ha sempre insegnato. Pensiamo nel nostro lavoro, noi siamo chirurghi, facciamo cose molto impegnative, no? Ci si sente delle volte in mano un potere enorme. Però quando è che capita, quando è che i chirurghi spesso si trovano in grosse difficoltà? Quando hanno una complicanza, no? Cioè è impossibile non avere delle complicanze nel nostro lavoro, anche perché sempre di più ci occupiamo di pazienti più complessi, in situazioni d'urgenza, pazienti molto anziani. E quindi stare di fronte a queste complicanze, che è una cosa che frega di solito molti miei colleghi, ma è un rischio per ognuno di noi, anche per me, per chiunque altro. Però stare di fronte a questo vuol dire imparare, essere realisti, cercare di fare i conti coi tuoi limiti, anche di quello che fai, ma non avere paura di essere giudicati, cercare di, diciamo, di prendere sul serio anche quel problema che hai avuto magari nei tuoi pazienti e cercare di essere rigorosi, cercare di partire da quel punto lì. Da quel problema, analizzarlo e insieme alle persone con cui lavorano cercare di capire come fare a migliorarsi. Ecco, questo è un altro punto fondamentale che ci ha sempre insegnato il dottor Piccinini. L'ultima cosa è il non essere da soli. Da soli non si costruisce nulla, né tantomeno si curano i malati, malati sempre più complessi che abbiamo oggi. Per cui lavorare insieme ai propri colleghi, a chiunque, a tutti i nostri collaboratori, medici, infermieri, OSS, è una ricchezza immensa per il malato, per il confronto che possiamo avere e soprattutto per il conforto, no? Perché anche nei momenti di difficoltà anche le persone più forti hanno bisogno di sentirsi in un contesto in cui ci si aiuta e ci si sostiene, altrimenti veramente un attimo. Ho visto tantissimi colleghi che di fronte
a una complicanza grave, poi si sono bloccati, hanno smesso anche di fare il chirurgo. Quindi non essere da soli aiuta ad essere consapevoli che la cura del malato non può essere lasciata ad un mero tecnicismo e soprattutto aiuta ad essere sostenuti e cercare di essere costruttori di qualcosa di positivo, di buono per il bene di tutti. Grazie ancora. Un piccolo passo per conoscere ancora meglio la figura del dottor Enzo Piccinini. Il dottor Piccinini, tra le tante cose, aveva un bisogno continuo di essere corretto, di confrontarsi con un maestro. Come il dottor Piccinini e in seguito lei avete scelto i vostri maestri? Ma diciamo che il tema dell'educazione era una cosa che stava molto a cuore al dottor Piccinini. L'unico modo per conoscere, diceva sempre, è seguire e obbedire e stare con un maestro. Lui la cosa che più colpiva è che appena aveva un momento libero, lui andava ovunque nel mondo a cercare di imparare dai migliori. E questa cosa qui proprio è un paradigma anche della nostra esperienza umana, no? Cioè uno come fa a vivere se non ha un giudizio su quello che sta facendo, no? Pensiamo a tante situazioni in cui anche proprio la solitudine, anche nella nostra esperienza umana, delle volte diventa un macigno enorme sulle nostre vite, ma sul lavoro è lo stesso. Cioè uno non può essere da solo, non può non avere davanti diciamo dei maestri, delle figure da seguirsi. Delle volte uno può essere fortunato, come è stata una grazia per me averlo vicino per 10 anni, uno come il dottor Piccinini, però allo stesso tempo vedere lui che cercava maestri stimolava anche me a fare lo stesso, ed è quello che sto provando a fare io con i miei ragazzi, con i miei allievi, cercare di capire che c'è un mondo più grande intorno a noi e cercare di sostenerli, aiutarli, incoraggiarli nel cercare di andare a parare dai migliori. Ecco, questa cosa qui ovviamente ha un punto di partenza, cioè che aveva sempre il dottor Piccinini, cioè, avere un grande senso, sapere, lui aveva un grande senso di inadeguatezza e per cui capiva che per cercare di fare il bene per i propri pazienti doveva cercare di imparare sempre di più. Però allo stesso e questa cosa qui non gli impediva di imparare anche dai più giovani, no? Cioè, anche se tu eri un giovane, magari l'ultimo arrivato, ti ascoltava e cercava, magari poteva venire anche dall'ultimo arrivato un suggerimento, qualcosa di nuovo che tu potevi cercare di introdurre per migliorare quello che stavi facendo, la tua realtà. Non aveva nulla da difendere perché aveva a cuore quel luogo e i suoi pazienti e desiderava farlo crescere ed era consapevole che da soli non si fa niente. E ne nella mia esperienza personale questo è estremamente bello, vantaggioso e dà un maggiore gusto anche a quello che si fa, capito? Io proprio ho vicino a me tanti ragazzi con cui ho avuto la fortuna di iniziare un percorso, una strada, e nelle prime fasi della loro formazione, quando li ho incontrati come studenti di medicina, li ho aiutati, gli ho insegnato tutto quello che potevo, e poi in moltissimi casi diversi di loro hanno fatto la loro strada, hanno fatto dei periodi magari di formazione all'estero e sono tornati indietro e io ho potuto imparare da loro. Allora, questa è proprio una ricchezza straordinaria, questo proprio devo dire, è questo bisogno di correzione, di cercare di migliorarsi, è una cosa che diventa proprio, secondo me può diventare un fattore di costruzione fondamentale nei nostri ambienti di lavoro. Grazie ancora, davvero. Le faccio l'ultima domanda, che è un po' il filo rosso che congiunge tutte quante le nostre FAST Conference. In che modo gesti e azioni concrete possono contribuire affinché il mondo possa essere un po' più di tutti?
Allora, Valentina, questa è una sfida impegnativa, però cioè, è bello che poniate secondo me questa domanda, perché è una sfida che ognuno di noi deve prendere sul serio. E ritornando a quello che dicevamo all'inizio, penso che una delle cose più importanti sia proprio mettere il cuore in quello che si fa. Cioè vuol dire tenere presente le esigenze di bellezza, verità e giustizia che ognuno di noi ha dentro di sé. E per concludere volevo raccontarvi una piccola storia, un piccolo aneddoto del dottor Piccinini, no? E lui spesso si confrontava anche con Don Giussani, con cui aveva un rapporto privilegiato, e di fronte a un caso molto difficile che doveva operare di una paziente, che tra l'altro è anche una sua amica, e molti chirurghi si erano rifiutati di operare per i rischi che c'erano. E lui, dopo una valutazione molto accurata, capisce che c'è forse la possibilità di provare a fare un intervento per risolvere la gravissima situazione in cui era questa paziente. E dopo averla operata, dopo un periodo di incertezza, chiama Don Giussani al telefono e gli dice: sai, Don Giussani, inaspettatamente le cose per Paola stanno andando bene. E Don Giussani gli dice: perché avevi dei dubbi? E Enzo, ero pieno di dubbi. Don Giussani, ti ringrazio, gli risponde, dice, perché sei stato lo strumento di un miracolo. Ecco, Enzo riflette su questo e conclude, significa che io non ho nulla di cui vantarmi, anche se l'ho salvata col mio intervento, guarita, però con questo che lui mi ha detto si capisce che avere il senso cristiano della vita, il compimento di quello che facciamo non dipende solo da noi. E questo ci rende un po' più liberi, non ricattati dall'esito e ci fa anche essere un po' più umili. Grazie infinite, prof, sia per averci raccontato in maniera così intensa la figura del dottor Piccinini e sia per aver portato a noi anche la sua testimonianza di chirurgo e di uomo che vive nella quotidianità. Quindi grazie infinite per aver partecipato e le auguriamo un buonissimo cammino e un'ottima giornata. Grazie, prof. Grazie, ciao a tutti, buona giornata. Passiamo ora la parola a Fra Michele per la presentazione delle prossime FAST Conference. Bene, grazie Valentina, grazie al professore. Come seconda testimonianza, quest'oggi abbiamo con noi Grazia Romagnoli e Mark Achere Ocale, che sono Grazia fa parte della ditta Romagnoli Fratelli, che è una delle principali realtà italiane attiva nel settore della lavorazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, in particolare appunto lavorano le patate. È un'azienda che ha sede a Bologna e occupa circa 65 persone. Dopo più di 60 anni dalla sua fondazione, appunto, viene portata avanti da due fratelli che sono Giulio e Grazia, e appunto oggi la testimonianza che ci vogliono dare è proprio quella legata alla integrazione attraverso il lavoro. Dei 65 punti occupati, la maggioranza sono degli immigrati che provengono dai paesi soprattutto dell'Africa occidentale e molti di loro sono arrivati in Italia seguendo le difficili rotte migratorie, quindi conoscendo anche quelle tremende sofferenze che queste migrazioni economiche o per altri motivi di guerra, eccetera, comportano. Oggi appunto abbiamo diverse di queste persone appunto che lavorano con Grazia, ma in particolare ascolteremo la testimonianza di Mark, che è protagonista anche lui di una storia di integrazione attraverso il lavoro. E vedremo come appunto il lavoro resta anche nel giorno d'oggi uno dei particolari strumenti per la realizzazione di persone che fuggono da situazioni di sfruttamento e di povertà. E quindi appunto adesso parleremo prima con Grazia, proprio per chiedere a lei quali sono state le circostanze che l'hanno fatta incontrare con Mark e con gli altri ragazzi che lavorano nella sua azienda e soprattutto come potrebbe anche descriverci con parole sue appunto questa esperienza di condivisione attraverso il lavoro, perché oltre appunto alla collaborazione è nata proprio una condivisione quasi di vita o comunque un'amicizia in cui le differenze culturali, le storie in un certo senso si sono incontrate, no? Un incontro umano. E quanto questo incontro poi è stato capace di influire anche sul modo di fare impresa della vostra azienda.
Mentre vi ringrazio, passo la parola a Grazia. Allora, buongiorno, io ringrazio voi perché ci fa sempre piacere di parlare questa bella esperienza che abbiamo con Mark e altri ragazzi che lavorano con noi. Ho preferito, anche se alle volte sentite auto o altri rumori, collegarmi dal campo perché anche oggi abbiamo almeno 20 persone, ragazzi come Mark, di cui lui rappresenta un po' la testimonianza, che stanno lavorando con noi. Allora, la nostra attività, come avete già presentato, è legata all'agricoltura e sempre in agricoltura c'è esigenza di persone durante le stagioni di maggior lavoro. E quindi già ormai più di 5 anni fa, racconto come ho incontrato Mark, avevamo bisogno di personale. Avevano aperto vicino alla nostra sede un centro di accoglienza, quindi io e mio fratello vedevamo persone che si riconoscevano dal colore della pelle, che passavano, parlavano inglese o francese proprio sul marciapiede di fronte a noi. Noi abbiamo la sede a Bologna, nel quartiere Pilastro, in una zona proprio di prima, periferia rurale. E quindi, cercando in quel momento personale, mi sono sentita di chiedere a chi passava da lì di accedere al centro di accoglienza, di parlare con qualcuno per la possibilità di offrire un lavoro, che poteva essere in quel momento un lavoro della stagione molto semplice, legato alla natura di raccolta. E così ho incontrato tra questi giovani, i primi, proprio Mark, che è qui, allora era più giovane di 5-6 anni, e si è dimostrato subito disponibile. Abbiamo avuto la fortuna di parlare la stessa lingua, in inglese, quindi abbiamo anche facilitato quelle che sono le pratiche all'inizio per assumere una persona che è rifugiato politico, perché in quel momento Mark era rifugiato politico, oggi è italiano, lo possiamo dire, per poterlo proprio assumere. E da lì è iniziata anche una bella relazione umana che ha portato nel giro di breve tempo ad essere amici. E sapete, quando c'è amicizia c'è anche confidenza rispetto alle storie personali. E quello che vorrei far raccontare a lui oggi è quello che lui ha raccontato a me e tutti i ragazzi come lui hanno raccontato a me. Che, srotolando, diciamo, l'esperienza della vita prima del nostro incontro, in cui loro continuamente ringraziano, ma sono io che ringrazio loro per l'aiuto che mi danno al lavoro, ho capito perché c'era in questo ringraziamento così esagerato, vorrei dire, rispetto appunto all'offerta di lavoro, la gratitudine per aver cambiato la loro vita che era fatta prima proprio dalla sofferenza in Italia, dell'aver dovuto dormire in posti non riparati, chiedere spesso l'elemosina, vivere sull'aiuto delle persone che fortunatamente incontravano. Fino al viaggio, la barca è solo un pezzo del viaggio molto triste, di sofferenza e di violenza, che invece è preceduto dal fuggire dal loro paese, dal quale vanno via, perché nessuno è profugo per piacere, solo perché c'è una minaccia di morte. Quindi queste storie non voglio dire che hanno risvegliato la mia coscienza e quella di mio fratello, perché tutti abbiamo una coscienza, ma sicuramente toccare così da vicino in amici queste storie così vere ci ha fatto pensare che dovevamo fare qualcosa e quindi devo dire, negli anni, insieme all'aiuto proprio di Mark, siamo riusciti ad assumere tantissimi ragazzi. Io credo che almeno 100 sono stati assunti a stagione, anche nell'ultima stagione abbiamo almeno una decina Sì, nuovi. sì, sì. E questa, insomma, è la mia esperienza. Grazie. Allora, appunto, passando la parola a Mark, proprio volevo chiedergli come ha vissuto un po' questo tempo, in particolare lavorare per l'azienda di Grazia, l'azienda Romagnoli, è un po' l'ultima tappa di un viaggio che è iniziato molto tempo prima, molto più lontano. E quindi qualche cosa un po' se ci poteva trasmettere di questo percorso difficile, carico di sofferenze, ma soprattutto anche di quella speranza e di quel desiderio di costruire un futuro migliore che lo hanno poi sostenuto in questi anni, in questo percorso. Grazie, buon pomeriggio a tutti e chi mi ascolti. Mi chiamo Mark, ho Kale Mark Akere e vengo dalla Nigeria.
Sono passato malissimo quando sono andata via da mio paese. Cioè, mia mamma, mio papà, mio fratello sono giù nel mio paese, in Nigeria. Penso che ho avuto un problema, non potevo stare lì. Sono andato via e dopo sono arrivato a Libia. Dopo sono arrivato a Libia. Durante dal mio paese fino a Libia l'ho passato malissimo e nel deserto. E lì passi nel deserto, trovi le gente, muoiono le ossi, anche la macchina, c'è qualcuno, due persone erano morti, abbiamo usato le nostre mani per zappare la sabbia, abbiamo messo, mentre due là, abbiamo chiuso con la mano, e anche se 2 ore, anche con la vento, le tira via, anche le vede le persone, tutti gli ossi, la faccia, le vede tutto. E da lì abbiamo soffritto tanto, quando c'è l'acqua, c'è acqua dove beve un animale, anche se tu riesci a prendere un pochino, sei a posto, perché se non ce l'hai muori lì, c'è di più 40 gradi e c'è sempre, se non c'è ombra, non c'è alberi là. E dopo abbiamo passato quella lì, siamo arrivati a Libia e dopo ho cominciato a lavorare, a fare autolavaggio. Da lì, io ho lavorato lì da quasi un anno, non mi hanno dato anche un centesimo, poi mi danno solo mangiare. C'è un giorno, ho chiesto anche quel tempo lì, mia famiglia, io non ho sentito, non riesco a chiamare loro perché io non sto bene, non sto bene. E forse loro hanno pensato, forse sono già morto, non vivo più. Da lì sono dove lavoravo prima, ho chiesto loro, guarda, anche se un centesimo mi possono dare, anche ho 10 di loro soldi libiani. Ho chiesto, mi hanno detto no, tu non ti puoi chiedere niente, noi ti diamo mangiare e tutto. Non mi hanno fatto niente. Dopo ho chiesto la seconda persona, mi hanno detto fucile qua, anche ce lo manca ancora. Non sono andato in ospedale perché se vado lì forse mi uccidono. E mi ho messo quei vestiti per chiudere. Dopo un paio di ore era chiuso. Un giorno eravamo in casa dove dormiamo da loro e mi ha detto tu... E vuoi andare in Italia? Ho detto io non lo so dove è Italia, perché io non lo so, io vivo qua con loro, le mangiano qua, beh, io con paura non riesci a uscire da casa, perché lì se si trovano sulla strada ti possono uccidere, perché lì Libia è un paese difficile. E dopo mi ha detto vuoi andare in Italia? Ho detto guarda, io non lo so dove c'è Italia, dove Italia è nato, quando arrivi lì riesci a vivere bene. Ho detto guarda, io non lo so. Un giorno a notte mi hanno portato fuori da dove, non solo noi, solo io, siamo era 5, portato fuori, siamo andati dove c'è la mare. Quella giorno siamo con gente, siamo arrivati lì, siamo trovato gente più di se no, più 100 con fucile in fila, e se tu dici tu non vuoi entrare, cioè, hanno sparato molto gente, l'hanno buttato dentro l'acqua. Perché non voglio, c'è gente, c'è una signora che era incinta perché era paura, ha visto come girano l'acqua, non vuole entrare, hanno messo una parte, non lo so cosa hanno fatto con lei, sono ucciso fino ad oggi, non lo so. E io grazie a Dio siamo arrivati da Tunisia, il nostro gomone, non c'era, era sgonfiato, non c'era aria dentro. C'è chi guida, ha chiamato il capo di Libia, ha detto guarda anche voi potete andare dove arrivate, non c'è problema. Hanno messo, non so come si chiama quella pompa per gonfiare, una pompa. C'è un ragazzo di Gambiano e lui ha cominciato a gonfiare tutto, a fare tutto. Siamo arrivati, passato Tunisini, siamo arrivati da Amata. Abbiamo incontrato una barca grande e abbiamo chiesto un aiuto. Loro non hanno detto niente, potevi andare dove volete. Non hanno detto niente. E siamo arrivati internazionale. E dopo abbiamo incontrato guardacostiera Italia e loro hanno salvato noi. E siamo arrivati a Lampedusa. Quando sono arrivato a Lampedusa, io sicuramente non riesco a uscire, ero paura, pensavo se uguale Italia, Libia, sono uguale.
Dopo i miei amici che cominciano a uscire, ad andare in città, a vedere in città, dopo sono andato un giorno, anche se non ho andato un giorno, però ero paura perché io in Libia non riesco a uscire, ero chiuso in casa, da casa dove ho il lavaggio, dove lavo la macchina e basta. E dopo da Lampedusa siamo arrivati a Sicilia, Vittoria, provincia di Ragusa. E ero a casa di padre, si chiama padre Beniamino, Vittoria. Era okay, prete, certo. Sì. Ero stato lì in campo e dopo mi hanno trasferito a Conza della Campagna, provincia di Avellino. Da lì sono andato via, sono andato a Belgio e dopo sono tornato in Italia, sono incontrato... Prima facevi l'elemosina, vero? Sì, sì, sì. Dopo io, prima ogni tanto, perché quando sono tornato, andavo dove c'è l'IMS, dietro c'è l'IMS, IMS di, centro, di centro, dove c'è parcheggio lì, vado lì a chiedere un centesimo, un euro per mangiare. E da lì un giorno sono andato a parlare con un'associazione, ho detto guarda io dormo fuori, mi hanno portato a casa, da quel giorno lì mi cominciano a dare a mangiare. Che dove ti ho conosciuto io? Sì, sì, sì. Ecco, sì, ascoltiamo loro, sì, Marco. Cominciano a dare a mangiare. Sentiamo cosa chiedono. Sì. Okay. Grazie. No, scusa, grazie. Che è una storia che andrebbe ascoltata per ore perché davvero c'è un carico di sofferenze e di umanità che noi a volte non conosciamo, anche se purtroppo le notizie arrivano attraverso i giornali, ma è una situazione che andrebbe davvero approfondita attraverso la voce di chi ha vissuto queste cose. E adesso, io intanto grazie per quello che ci avete detto, adesso volevo fare anche a voi, come agli altri ospiti che abbiamo avuto in questi giorni, la domanda che un po' sottende il tema del nostro festival, no? Abbiamo parlato di un'economia gentile, cioè di un altro modo possibile di fare economia che tenga conto soprattutto del valore e della dignità delle persone, ma nel vostro caso in particolare anche del mondo, della natura, no? Perché comunque lavorate nell'ambito dell'agricoltura, quindi avete un rapporto privilegiato con la natura. Ecco, in particolare attraverso appunto le vostre esperienze, questo lo chiedo sia a Grazia che a Mark, quindi se ci potete rispondere in maniera abbastanza sintetica entrambi, proprio per dare spazio alle vostre due punti di vista, quali suggerimenti appunto vi sentite di dare alle persone che ci ascoltano, agli ascoltatori del festival, perché attraverso appunto dei gesti e delle azioni concrete il mondo possa essere davvero un po' più di tutti. Ecco, questo è un po' il tema che noi abbiamo. E quindi vi lascio la parola, magari prima Grazia e poi a Marco. Grazie. Allora, sicuramente il consiglio che posso dare è di tenere sempre aperta la porta ad incontrare le altre persone, qualunque passato abbiano, di non avere mai paura di aprire il cuore alle altre persone, perché conoscere altre realtà, altre persone, arricchisce tanto, porta doni come l'amicizia, l'esperienza e non solo, aiuta proprio nel lavoro, perché voglio ribadirlo, questo incontro ha aiutato me, che ho risolto un problema che avevo sul lavoro perché io cercavo persone. E l'altra cosa che mi piace molto è il tema di questo festival, la gentilezza, perché come ha detto Mark, spesso nel loro caso la paura è invece il sentimento che hanno loro verso noi datori di lavoro, perché hanno avuto esperienze in Africa o da dove provengono di datori di lavoro che erano forse più schiavisti, lo posso dire. Mark? Sì, sì. E quindi questa titubanza anche o questo timore non va letto da noi italiani con paura, ma assolutamente va rispettato perché c'è stata un'esperienza di violenza molto grave. E questo è il consiglio che mi sento di dare, di tenere aperto il cuore, di non avere pregiudizi, di guardare negli occhi le persone e leggere la bontà e la ricerca di pace che hanno. È una grande opportunità per noi. Io sono molto felice della possibilità di lavorare con persone che anche a me hanno risvegliato la coscienza. Tu Marco vuoi dire qualcosa per la natura? La natura ci ha aiutato, vero? Sì, sì, curare le piante, sì, sì, in tutto il mondo è lo stesso, sì, no? Sì. È vero? È così. È stato facile. La natura, che è l'attività più semplice dell'uomo, curare le piante da frutto del campo, le patate, le cipolle, ha aiutato tutti
a spiegare il lavoro e avere di che mangiare proprio. Quindi, Quella è importante, certo. È sicuramente un e... linguaggio, quello della natura, universale, no? Che va al di là delle lingue, delle cose che parliamo. perché da quello si è imparato anche a fare altre cose, Sì, no? Ho sì, sì. imparato da poco i trattori, l'uso delle macchine, quindi la cura della natura, di cui io avevo bisogno di persone che curassero la natura, ci ha restituito cibo per tutti, vita e Sì. pace. Cosa dici, Tante, Marco? tante grazie, ringrazio anche le persone che sono dietro a voi, gli altri collaboratori che abbiamo visto in queste immagini. E nel ringraziarvi, poi passo la linea adesso alle ultime due ospiti di questa giornata. Si tratta di due ragazze molto giovani, Alice ed Aruna, accomunate dal fatto di essere scout, anche con me, accomunate da questa cosa. E sono due ragazze che, pur appunto molto giovani, 19 anni, durante lo scorso periodo che ha caratterizzato appunto dalla pandemia, dall'emergenza sanitaria che abbiamo vissuti, si sono fatte carico un po' dell'aiuto della loro comunità, partendo da alcuni servizi semplici, ma davvero in cui si sono spese con tutte le loro forze, energie per aiutare il prossimo. E questo le ha portate a ricevere un riconoscimento molto importante, che è quello di Alfieri della Repubblica, che l'anno scorso il presidente Mattarella gli ha conferito ad entrambe. Ieri già avevamo ascoltato l'esperienza di Elena Mora, che per un altro campo anche lei è stata insignita della stessa onorificenza. Oggi invece ascoltiamo appunto Alice Chiozza, che ha 19 anni e abita a Piacenza, è un membro del gruppo scout AGESCI Piacenza 1, e il suo impegno si svolge nell'ambito della protezione civile, quindi ha collaborato a diverso titolo, ma poi ci racconterà lei un po' la sua esperienza. E Daruna Rossi, che ha anche lei 19 anni, è residente a Cento di Ferrara, quindi è membro del gruppo 101, e appunto anche lei si è data da fare proprio attraverso un servizio con le persone più anziane, ma poi appunto, come dicevo, ne parleremo insieme a lei. Rivolgo subito la prima domanda ad Alice e appunto gliela rivolgo partendo dalla sua esperienza scout, un'esperienza in cui la parola servizio ha un valore tutto particolare, no? Supera il concetto di volontariato a cui siamo abituati e ha più a che fare con la categoria di amore, di carità. Quindi quello che chiedo a lei è cosa l'ha spinta, pur dentro il clima di paura che tutti abbiamo vissuto durante il lockdown, no? Nelle prime drammatiche fasi della pandemia, a pensare anche agli altri che si trovavano in situazioni di bisogno, appunto descrivendoci qual è stato il suo servizio. Allora, ciao a tutti, sono Alice e volevo per rispondere alla domanda, allora, sì, sicuramente per noi scout il servizio va oltre appunto al volontariato, ma è proprio deve essere proprio venire da noi, dal nostro cuore, nel senso che non è un modo per occupare il tempo libero, ma è proprio liberarsi del tempo per fare servizio, per aiutare gli altri e quindi fare la propria parte per rendere il mondo un po' migliore di quello di come l'abbiamo trovato. Io appunto durante la pandemia ho svolto un servizio con la Protezione Civile appunto e svolgevo la parte più logistica, diciamo, perché organizzavo i turni e raccoglievo i dati dei volontari scout che svolgevano i servizi proprio sul campo, che io non potevo svolgere appunto perché ero minorenne, l'assicurazione non copriva. E quello che mi ha spinto a fare ciò è stato anche proprio la voglia di mettermi in gioco e di appunto rendermi utile nei confronti di persone che in quel momento avevano realmente bisogno, perché appunto Piacenza, la mia città, è stata particolarmente colpita, è stata una di quelle più colpite, soprattutto appunto nella prima fase della pandemia, e quindi c'era davvero bisogno di aiuti. E sono molto contenta di poter dire appunto che noi scout ci siamo dimostrati utili, ci siamo dimostrati pronti ad aiutare la nostra città, la nostra comunità,
e far capire che appunto possiamo essere un punto di riferimento nei momenti più di bisogno o anche in generale comunque in tutta la vita. E quindi è proprio questo. Grazie, grazie Alice. E adesso volevo passare ad Aruna, una domanda per Aruna. Aruna, anche lei diceva un prima, 19 anni e abita a Cento di Ferrara. E il suo servizio era un po' diverso perché già era portato avanti dal suo gruppo, che in particolare collaboravano con il comune di Cento, adottando degli anziani, no? Gli anziani che partecipano ai progetti di integrazione socio-sanitaria promossi proprio dal comune. Però questo servizio che veniva fatto in presenza di persona, col sopraggiungere dell'emergenza pandemica, è appunto diventato in qualche modo impossibile. Allora Aruna, assieme ad altri, hanno trovato questa nuova modalità per giungere ai nonnini, no? Come li chiamano loro, sul territorio, e tenere loro compagnia attraverso uno strumento che al giorno d'oggi in qualche senso è un po' desueto, no? Quello delle lettere, perché oggi si usano i social, si usano i telefonini, mentre voi avete pensato proprio di scrivere delle lettere a queste persone che seguivate. E così è nato questo progetto Amici di Penna, no? Un dialogo in sicurezza, senza il ricorso però a quegli strumenti digitali che sono ostici un po' per gli anziani. La domanda che volevo fare appunto ad Aruna era questa. Molto spesso quando si parla di scout appunto si viene in mente al massimo appunto la protezione civile, no? Servizi pratici, cose molto manuali. Soprattutto anche gli scout sono molto legati al discorso della vita nella natura, così. Però in questo momento così delicato della pandemia, tu ti sei dedicata a delle persone anziane che erano impossibilitate a muoversi, le hai contattate attraverso uno strumento comunicativo virtuale, no? Che non era proprio quello più, come dire, più consueto per la tua generazione, ecco. E quindi cosa ti ha lasciato questa esperienza e come soprattutto prosegue nella tua vita di oggi questo impegno, come lo stai portando avanti? Allora, intanto, mi sentite giusto? Ok. Allora, intanto, buon pomeriggio a tutti e ringrazio anche per l'invito. E allora, sì, io come anche altri scout abbiamo deciso di aderire a questo progetto proprio perché comunque avevamo proprio la necessità, noi scout del mio gruppo, di voler fare qualcosa, di aiutare qualcuno nel pieno della pandemia comunque. E allora abbiamo subito pensato comunque a quella fascia di età che era in quel momento la più colpita, più in difficoltà, e appunto erano i nonni. Quindi anche io subito ho deciso di aderire a questo progetto e volendo proprio stare accanto a loro, poter comunque parlare, ovviamente non parlare, però scrivere. Infatti ho scritto a questa signora che si chiama Ivana. Che ho iniziato a conoscerla tramite le lettere ed è importante anche sapere che comunque io non l'avevo, cioè non la conoscevo questa signora, quindi proprio ci siamo conosciute tramite le lettere, non ci eravamo mai visti in presenza. Purtroppo ovviamente diciamo che da una parte è un bene, fra virgolette, che comunque il progetto adesso tramite le lettere è comunque finito perché adesso comunque si sono riaperti un po', cioè siamo in un momento un po' più bello, fra virgolette, rispetto a quello di un anno fa, e quindi ho avuto anche la possibilità, con questa esperienza, di conoscere nonna Ivana di presenza, di poterla contattare, di vederla, e diciamo che questa esperienza mi ha lasciato molto perché mi ha dato intanto la possibilità di conoscere una persona che per 3 mesi non ho mai potuto vedere, ma alla fine per un anno non ho potuto vedere, però comunque ci siamo sentiti per 3 mesi. E appunto quando poi l'ho vista dal vivo, comunque mi si è aperto il cuore perché poterla vedere appunto dal vivo è anche tutta un'altra cosa. La cosa bella è che proprio la sua bontà, gentilezza proprio d'animo, l'ho anche sentita nelle lettere. Quando mi scriveva, quindi è stata una cosa bellissima. Poi ho avuto anche la possibilità di conoscere suo marito, Franco, e
E questo adesso posso dire che comunque c'è cioè proprio l'importanza di questo servizio è stato anche poter dialogare con una generazione completamente diversa, perché comunque c'ero io che comunque rappresento la fascia dei giovani e dall'altra parte la signora Ivana che comunque rappresenta la fascia anziana. E questo significa secondo me anche tenere attivo proprio il legame che ho sia con i nonni, nonni e nipoti o comunque con le persone più anziane che possono sempre darci qualcosa in più, anche dei consigli. Ed è stato bello. Io poi adesso, anche se il servizio è finito, mi tengo sempre in contatto con nonni Ivana, ci sentiamo, ci telefoniamo. Ed è questo quello che è rimasto comunque molto bello e sono contenta perché ho potuto conoscere anche tramite questa esperienza che per me era anche tutta nuova, conoscere una persona formidabile comunque. Grazie, grazie. Veramente sì, sono delle storie che ci portano appunto, anche se non sono del mondo dell'economia, no, come siamo abituati a intenderlo, ma in realtà ci portano a due dei nuclei fondamentali anche del nostro modo di lavorare, quello del servizio della gratuità e quello appunto delle relazioni umane, che sono due realtà molto importanti. Proprio alla luce di questi due valori che portate nelle vostre storie, adesso volevo rivolgere l'ultima domanda ad entrambe. E il tema del nostro festival, appunto, è quello dell'economia gentile, il mondo è di tutti, e pensando ai vostri coetanei, ai ragazzi molto giovani, no? Quindi che ancora hanno la vita davanti, si dovranno impegnare in un lavoro, in un'attività, quello che volevo chiedere è se potete dare a loro un consiglio sul modo, appunto, in cui potrebbero contribuire attraverso dei gesti e delle azioni concrete a far sì appunto che il mondo diventi un po' più di tutti, ecco. Questa è proprio una cosa che vi chiedo, prima magari ad Alice, poi ad Aruna, molto brevemente, intanto vi ringrazio. Allora, secondo me non c'è proprio un modo per poter essere protagonisti in qualche modo e quindi poter essere appunto parte del mondo. Secondo me ogni persona può trovare il suo modo, il modo in cui si sente più a suo agio e riesce a dare anche di più. Che può essere semplicemente facendo volontariato per esempio in una mensa, nella mensa della Caritas a Piacenza o comunque in qualsiasi cosa. Secondo me essere proprio protagonisti del mondo e dare la propria parte può essere anche per esempio decidere di diventare genitori anche nel lavoro che si decide di fare, è come anche approcciarsi alla vita e sicuramente anche portare avanti le proprie idee, non stare in silenzio, non chiudersi in se stesso. Quindi, secondo me, proprio ognuno può trovare il proprio modo e portare avanti proprio per portare avanti i valori in cui crede. Grazie. Prego, Aruna, se Ma vuoi dare già allora, una risposta. certo, secondo me la parola chiave qua è altruismo, cioè secondo me bisogna essere proprio altruisti, forse adesso i giovani di oggi, della mia età, tendono più magari a pensare a se stessi che agli altri, però bisogna ricordare che comunque siamo in un momento molto delicato, comunque della storia, perché comunque stiamo affrontando una pandemia veramente, cioè proprio mondiale. Ed è proprio questo momento, questo periodo che ci deve far capire a tutti, ma non solo ai giovani, proprio anche adulti, anziani, che la cosa importante adesso non è solo pensare a se stessi, ma pensare anche agli altri, quindi aiutare gli altri a fare qualcosa per gli altri. Cioè, proprio per esempio, io durante la pandemia proprio ho avuto la necessità di aiutare qualcuno, ma perché mi faceva proprio bene, cioè con me stessa mi faceva proprio stare bene aiutare gli altri. Quindi secondo me adesso, cioè, se qualcuno vuole fare qualcosa di concreto, la cosa importante adesso è sapere ascoltare le esigenze degli altri e quindi ascoltare, osservare e capire cosa uno deve o comunque può fare. Secondo me
Per fare qualcosa poi bisogna soprattutto metterci il cuore, cioè proprio se io voglio aiutare una persona è perché lo voglio fare con il cuore, quindi con interesse, piacere e soprattutto perché rende magari felice anche me e soprattutto non è che non devo avere niente in cambio, perché proprio questa è la soddisfazione di aiutare qualcun altro e rendere felice sia l'altra persona che in questo caso me stessa. E secondo me una cosa importante è anche fare nuove esperienze, aprirsi e soprattutto quando magari si conoscono nuove persone, essere sinceri e veri proprio. Grazie anche a te, Aruna. Davvero, dalle vostre parole davvero viene una speranza, una luce della quale abbiamo tutti bisogno, davvero. E vi ringrazio ancora per il vostro intervento e davvero un'altra cosa che mi piace sottolineare è proprio questa, cioè più che delle modalità precise, concrete per aiutare, voi ci avete suggerito uno stile, no? Che è un'altra parola cara alla vostra associazione Scout, cioè un modo di fare le cose, qualsiasi cosa, in maniera diversa, proprio stando attenti agli altri, osservando quello di cui gli altri hanno bisogno. E questa è davvero una cosa importante, un insegnamento che ci portiamo a casa. Ringrazio anche gli altri che hanno partecipato. Lascio una parola conclusiva a Valentina e vi saluto. Buona giornata. Grazie davvero a tutti quanti per aver partecipato e soprattutto per aver messo il cuore e la vostra umanità in tutto quello che ci avete donato. Abbiamo sentito tante parole e mi piace ricordarne alcune. Felicità, gratitudine, attenzione, altruismo, ascolto. E un po' per sintetizzare, essere protagonisti del mondo e nel mondo mettendoci il cuore. Davvero grazie alle testimonianze, ad ognuno di voi e a voi. Auguriamo ovviamente una buona vita e di essere davvero testimoni di tutto quello che ci avete raccontato. Ringrazio i nostri tecnici, invito tutti quanti al prossimo appuntamento nelle FAST Conference alle 14 di domani con altre testimonianze. Vi aspettiamo in piazza o attraverso il nostro sito. Quindi grazie a tutti e buon pomeriggio.